una clinica che penso che, non so se esistano al mondo altri esempi simili. Un modello efficiente di clinica, ma che potesse portare al letto dell'ammalato anche l'amore. Ma si percepisce la gratitudine, la riconoscenza dei pazienti nei confronti di San Pio? Lui ha sempre parlato della Casa Sollievo come un centro intercontinentale. Siamo qualche cosa di più, siamo Casa Sollievo della Sofferenza. Nel sud dell'Italia, una clinica così famosa, con un fondatore così famoso, come si sente? Ma sicuramente c'è un grandissimo senso di responsabilità. Il santo fondatore, lo conosciamo, San Pio, ha voluto una clinica modello qui proprio sul Gargano, qui al sud, che non fosse soltanto un modello efficiente di clinica, ma che potesse portare al letto dell'ammalato anche l'amore. Quindi oggi più che mai dobbiamo coniugare questa visione al futuro e quindi pensare alla medicina del futuro, all'innovazione tecnologica, ma anche all'innovazione gestionale, avendo però i piedi ben saldi nelle nostre radici. Le radici sono il nostro fondatore, i carismi del fondatore e tutto ciò che lui ha previsto per questa clinica. Qui ho trovato un ambiente che dal punto di vista proprio della umanizzazione, della capacità di sentire i bisogni dell'altro, di farli propri e di lavorare attraverso l'equipe multidisciplinare alla soluzione degli stessi, era un percorso già molto bene avviato al quale sto modestamente contribuendo anch'io da quando sono arrivato. Bisogna pensare che questa di per sé è un'istituzione che carismaticamente si fa riconoscere come tale. Quindi chi sceglie di venire a lavorare qui, a prescindere poi da tutti i ruoli che gli sono assegnati dentro la struttura, sa che viene a lavorare in Casa Sollievo della Sofferenza. Noi non siamo un semplice ospedale pubblico o nel caso nostro un ospedale privato ma accreditato nel Servizio Sanitario Nazionale. Siamo qualche cosa di più, siamo Casa Sollievo della Sofferenza. Siamo un ospedale che ha un fondatore, che è stato Padre Pio, che è stato San Pio.
Chi sceglie di venire a lavorare qua sa che questi sono i capisaldi della nostra azione quotidiana, stare vicino al malato, comprendere i suoi problemi, non soltanto del malato, ma di tutta l'unità sofferente che è fatta dal malato e dai suoi familiari. Perché come spesso mi è capitato di dire da quando sono qui, quando c'è un problema in una famiglia, quel problema si riflette negativamente non solo sul malato, su chi esprime in quel momento il bisogno, ma su tutto il team familiare. E noi ci dobbiamo far carico del problema non solo del malato, ma dobbiamo aiutare tutto il team sofferente, ci prendiamo in carico il team sofferente per aiutarlo a risolvere in qualche modo quel problema, che è un problema veramente di tutta l'equipe familiare che assiste quel malato. Qui c'è una condivisione degli obiettivi che ci diamo a inizio dell'anno. Faccio un esempio. Alcuni dei miei collaboratori che ho, e questo è un fatto, è un gol magnifico, me li sono scelti personalmente. Li ho presentati alla direzione generale e sono stati assunti. Tant'è che ho una media, no, di età bassissima qua dentro, perché penso che la maggior parte non supera i 40 anni e molti sono più vicini ai 35 che ai 40. Cioè, ad esempio, anche questo vuol dire la scelta del personale che ti accompagna tutti i giorni, che è fondamentale, che la deve pensare come te, deve avere gli stessi obiettivi, cioè gli stessi intenti per raggiungere poi degli obiettivi comuni. Io, come tanti, non conoscevo l'ospedale Casa Sollievo. Conoscevo il professor Cocchi per fama e ho avuto la fortuna di conoscere anche umanamente, e devo dire che cambia avere la possibilità di lavorare, fare il proprio mestiere, quello per cui si è appassionati, in un contesto di serenità oppure in un contesto diverso da questo. Si percepisce la gratitudine, la riconoscenza dei pazienti nei confronti di San Pio, e quindi noi siamo anche responsabili di questa gratitudine, perché arrivano con fiducia nei nostri confronti e noi abbiamo anche il compito, il dovere, la responsabilità di cercare di rispettare quello che era negli intenti dell'opera di Padre Pio, della sua intuizione. Qui abbiamo la possibilità anche di utilizzare diverse tecnologie che non tutti gli ospedali dispongono. Ed è interessante, a me è sempre incuriosito come nella mission di San Pio ci fosse il desiderio di un ospedale che fosse altamente tecnologico e una tecnologia internazionale, lui parlava. Questo è un reparto che è costituito da chirurgia maxillofacciale, otorino e odontoiatria. Praticamente di tre primari ne è stato fatto uno solo, per cui è un reparto che chirurgicamente, diciamo così, copre tutta quella che è la patologia testa e collo, esclusa la neurochirurgia, che però abbiamo messo nel dipartimento testa e collo, per cui praticamente è un dipartimento completo assieme all'oculistica. Cioè chi viene qua dentro, paziente, trova nella stessa giornata la possibilità, per la patologia, diciamo, testa e collo, di trovare tutti gli specialisti. E questo è un dato fondamentale. E dal punto di vista organizzativo è un dipartimento che è esteso in senso verticale, a partire dal quinto piano, quarto, dove c'è l'oculistica, noi siamo al sesto, la neurochirurgia all'ottavo, e tutto il blocco operatorio assieme alla rianimazione al nono piano. Cioè anche dal punto di vista strutturale è stato concepito come un vero e proprio dipartimento, come dovrebbe essere in teoria, un vero e proprio dipartimento, non un reparto qui, un'altra 300 metri, cioè tutto si svolge in maniera verticale, e soprattutto la parte alta ci consente di avere rianimazione e quattro sale operatorie sullo stesso piano. Per il tempo di permanenza qui in ospedale, io ritengo che questa sia la prima casa, perché è una casa che a me ha dato molto e sta dando tanto,
in virtù di quello che è lo sviluppo delle attività, dell'essere medico, no? Del programmare la giornata perché qualcuno sta male e tu qualche cosa li puoi dare, no? È un po' una progettualità, che la mattina ti svegli e devi venire a lavorare, diciamo lavorare, perché è una cosa bella il programmarsi la giornata. Oggi devo fare questo, poi magari nel percorso della giornata ti trovo a fare tante cose, perché tra rianimazione e anestesia un po' qualche incidente di percorso ci può essere sempre, per cui la programmazione si altera, si disturba in qualche modo. L'ospedale è un albergo di malati, no? E albergo di malati, i malati non, per definizione hanno bisogno, e a questi bisogni noi dobbiamo provvedere. Magari l'ospedale è più complesso, da noi è più facile perché sono pochi pazienti, pochi letti, oddio, sono 12 posti letti di rianimazione, non sono pochi, sono 12, più 2 di terapia intensiva post-operatoria, insomma è un po' un numero, però rispetto al volume generale dei 800-900 posti, insomma è una percentuale molto simile, però su questo bisogna stare attenti, perché riteniamo importante che le fragilità vengano affrontate con impegno e con grossa attività. Grossa intesa come impegno di risorse, di personale, di tecnologia avanzata, perché noi dobbiamo stare pure al passo, non possiamo dare, no, la tecnologia di 50 anni fa, dice vabbè questa è e finisce lì, no, dobbiamo metterci sempre in condizione di dare il massimo e il meglio dell'attuale. Dobbiamo usare i mezzi, dobbiamo usare l'elettromedicale, dobbiamo sviluppare perché l'elettromedicale o la tecnologia o il ventilatore o il monitor sia l'ultimo dei ricercati. Però non dobbiamo mai considerare che la persona è l'oggetto dell'uso di questo. No, assolutamente. No. Non è uno strumento nostro. No, lasciamo perdere, non è così, quella è una persona, sta male, dobbiamo aiutare, appunto il principio è questo. Adesso noi che dobbiamo entrare in una dinamica cristiana, è chiaro che l'oggetto diventa una cosa molto più complessa, più concreta, non siamo padroni noi di noi stessi, tanto per entrare nella dinamica di una definizione molto semplice. Siamo un ospedale che ha un fondatore, che è stato Padre Pio, che è stato San Pio. Chi sceglie di venire a lavorare qua sa che questi sono i capisaldi della nostra azione quotidiana, stare vicino al malato, comprendere i suoi problemi, non soltanto del malato, ma di tutta l'unità sofferente che è fatta dal malato e dai suoi familiari. Perché come spesso mi è capitato di dire da quando sono qui, quando c'è un problema in una famiglia, quel problema si riflette negativamente non solo sul malato, su chi esprime in quel momento il bisogno, ma su tutto il team familiare. E noi ci dobbiamo far carico del problema non solo del malato, ma dobbiamo aiutare tutto il team sofferente, ci prendiamo in carico il team sofferente per aiutarlo a risolvere in qualche modo quel problema, che è un problema veramente di tutta l'equipe familiare che assiste quel malato. Siamo di fronte a Casa Zeni, che praticamente è la casa che accoglie i genitori dei nostri bambini. Sono genitori speciali, genitori che a volte devono lasciare il resto del nucleo familiare a casa per potersi dividere tra il malato e l'altra parte della coppia, quindi la moglie, e la malattia. Ecco, qui in Casa Sollievo, come diceva Padre Pio, trovano una casa per la cura della malattia e per la cura anche della famiglia. Oggi siamo uno dei centri di riferimento per l'oncologia pediatrica, un centro quindi che adesso accoglie, un centro che cura, un centro che non guarisce ancora al 100% perché non tutte le malattie oncologiche sono ancora guaribili, ma è un centro che cura anche oltre la malattia. Un centro che si preoccupa della famiglia, si preoccupa del bambino, si preoccupa dell'ambiente,
si preoccupa del prima, durante e dopo. Quindi accanto alla ricerca abbiamo accanto al poliambulatorio l'ISBREMIT, che è il centro di ricerca, io dico rappresenta un po' il futuro, speriamo proprio di essere quelli che un giorno combatteranno e veramente scopriranno ciò che porterà l'uomo ad essere sano. E allora accanto alla ricerca abbiamo la cura del durante e abbiamo anche la cura del dopo. E oggi ci troviamo qui, questo istituto si chiama ISBREMIT ed essenzialmente è un istituto che è stato costruito per sviluppare tutte le branche di ricerca che competono alla cosiddetta medicina rigenerativa, cioè quel tipo di medicina che interviene non tanto sui sintomi, ma sulla causa di una malattia, e in particolare di quelle malattie in cui il tessuto, in particolare ci occupiamo di tessuto nervoso, ma anche di altri tessuti, viene a degenerare e quindi le cellule che lo compongono sono morte. Degenera per varie ragioni, malattie genetiche, traumi, agenti tossici, e quello che noi facciamo dentro ISBREMIT è cercare di rigenerare questi tessuti e rimuovere la causa che poi procura la malattia. Come dicevo, ci occupiamo particolarmente di malattie neurodegenerative, quelle che competono al cervello. Sicuramente la punta di eccellenza di ISBREMIT è l'applicazione di un metodo tutto italiano, nato nel 97, che in realtà si implementa ancora solo in Italia perché è abbastanza complesso, in cui è possibile estrarre cellule staminali dal cervello. Queste cellule staminali sono le cellule madri di tutto il cervello, noi riusciamo a bloccarle in uno stato in cui le cellule credono di dover riparare il cervello e quindi continuano a moltiplicarsi. Quindi da un piccolo frammento di tessuto noi in realtà riusciamo a generare miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di cellule, per cui un singolo donatore, un piccolo frammento di tessuto, è in grado di generare cellule per trapianti, per le malattie neurodegenerative in centinaia di migliaia di pazienti. È una tecnica tutta italiana e ISBREMIT ha la caratteristica non solo di fare questo, ma di farlo in un'area che è il cuore dell'istituto, che si chiama Cell Factory, che poi si vedrà in altre immagini, in cui le cellule vengono coltivate in un ambiente assolutamente e completamente sterile, molto più sterile di quello che si vede in sala operatoria, in maniera tale che raggiungano una certificazione di grado clinico. In altre parole, quel singolo donatore genera cellule per centinaia di migliaia di pazienti che, prodotte in questo ambiente e poi congelate nella nostra banca, sono direttamente utilizzabili sull'uomo. È già un farmaco cellulare. Questa è una cosa che si fa solo ed esclusivamente qui a ISBREMIT, su tutto il pianeta. Poi sentiremo che altri lo fanno, ma mi piaccio di dire che probabilmente non è proprio la stessa cosa. Casa Sollievo della Sofferenza è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Ogni istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ha una propria specializzazione. Quella del nostro ospedale è malattie genetiche, terapie innovative e medicina rigenerativa. In questo momento ci troviamo nei laboratori di ricerca del Poliambulatorio Giovanni Paolo II, dove si effettua una ricerca sulle basi molecolari, quindi sull'analisi del DNA dei pazienti che sono affetti da malattie rare, da malattie complesse, quale diabete e obesità, ma anche di patologie oncologiche. Per poter effettuare analisi che vanno a individuare quali sono le mutazioni presenti nel DNA di un paziente e che danno la patologia, ci dobbiamo avvalere delle tecnologie più avanzate. In questa stanza siamo nel servizio di sequenziamento di seconda generazione. Quindi queste macchine sono capaci di produrre la sequenza dell'intero genoma di un paziente e quindi ci permette di vedere anche le mutazioni di quei pazienti che sono affetti da malattie rare, dove la mutazione non è presente dai genitori ma insorge per la prima volta nel paziente affetto. Quindi questo non è soltanto un ospedale ma anche un centro in cui l'innovazione per i pazienti viene sviluppata in collaborazione con industrie e con enti del mondo accademico e della ricerca. E cerchiamo di dire la nostra, intercettando i trend tecnologici attuali e cercando di capire se qualche cosa può essere sviluppata a favore dei pazienti. Abbiamo diverse esperienze in questi settori, quindi siamo molto impegnati. Direi che è un ospedale molto attivo a livello internazionale, molto attivo perché fa parte di reti che partendo dalla realtà regionale arrivano fino alla realtà europea, ma anche al di là. Dal punto di vista europeo, siamo partner di diversi progetti con enti che provengono dagli altri paesi della Comunità Europea
Ve ne posso citare due di progetti importanti nel campo della robotica, uno di questi addirittura come partner due università del Giappone. È di un progetto appena conclusosi che tra l'altro la comunità europea ha inserito tra i 25 progetti di maggior successo nell'ambito dell'invecchiamento attivo, è il progetto che si chiama Mario. Questo robot che rappresenta un compagno che dentro all'interno tante funzionalità viene provato in vari setting sperimentali. Uno di questi è il nostro, che è il setting dell'ospedale per acuti, in cui studiamo la possibilità di aiutare i pazienti con demenza, i quali non vengono ospedalizzati per questo problema, ma perché vanno incontro a altri tipi di complicanza, generalmente infettive, ma che durante la loro degenza possono presentare un peggioramento della malattia neurologica. Quindi Mario ha il compito di favorire l'inclusione, la preservazione dell'autonomia e soprattutto quello di mantenere in atto la capacità cognitiva. È in grado di stabilire un contatto con le famiglie, la possibilità di consultare in maniera semplice giornali o di proporre canzoni o comunque brani della storia del paziente che gli permettono di rimanere attivo. Noi, oltre ad essere un ospedale per intero certificato ISO 9000, quindi noi facciamo nostri tutti i percorsi di qualità e li applichiamo quotidianamente nel nostro agire quotidiano, siamo anche un IRCCS, siamo un istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, quindi abbiamo un riconoscimento nazionale da parte del Ministero della Salute per quanto riguarda la ricerca scientifica, quindi mi viene da dire che tutto l'ospedale è un'eccellenza nazionale. È evidente che ci sono alcune punte molto molto buone che ci danno grande soddisfazione, ma questa è fra tutte la radiologia interventistica, per esempio, dove facciamo cose abbastanza particolari che non è facile rinvenire nel panorama locale, ma nemmeno in quello nazionale. Questo è un reparto di radiologia interventistica, che è una disciplina, un settore della radiologia che si va sempre più espandendo e diffondendo e che anche negli altri paesi europei, addirittura in alcuni è anche più avanti che in Italia, e noi riusciamo a trattare, in poche parole, utilizzando le macchine radiologiche, quindi le immagini radiologiche, le utilizziamo come se fossero un navigatore virtuale, cioè noi riusciamo a seguire sotto la guida delle immagini radiologiche i nostri cateteri, le nostre sonde, i nostri strumenti medici per raggiungere gli organi bersaglio dove c'è la patologia da trattare, partendo da sedi più periferiche e quindi dove siamo assai meno invasivi. Di esempio, noi possiamo trattare un aneurisma cerebrale mediante un piccolo foro di accesso sull'arteria femorale all'inguine e riusciamo a raggiungere il distretto cerebrale vascolare intracranico dove possiamo curare questa patologia che altrimenti fino a qualche decennio fa richiedeva sempre una craniotomia, cioè l'apertura del cranio per poter arrivare sul cervello dove c'è la patologia. Noi questo riusciamo a farlo in maniera poco invasiva, con minor sofferenza per il paziente, riducendo i tempi di degenza e quindi facilitando il recupero di questi pazienti e recupero attività lavorativa, e inoltre ovviamente c'è anche un risvolto positivo sul piano sociale perché riusciamo a accorciare i tempi di degenza e quindi l'onere per la società di queste patologie viene a ridursi. Inoltre possiamo trattare delle patologie che un tempo era impensabile poter trattare. Uno degli argomenti più vogue in questo momento è il trattamento del piede diabetico. Il diabete sappiamo che è una malattia estremamente diffusa, estremamente invalidante, che colpisce, ahimè, una fetta sempre più larga di pazienti in questa società del benessere. E una delle complicanze più temibili è la ischemia degli arti inferiori, a livello delle estremità più distali, perché il diabete lesiona le arterie. Oggi è possibile con il nostro strumentario, utilizzando le immagini radiologiche, raggiungere addirittura le arterie sotto la pianta dei piedi e lì effettuare un'angioplastica, una rivascolarizzazione di queste strutture, in modo da evitare o procrastinare il più possibile
un intervento che può essere anche di amputazione in questi casi. Gestire tante persone, gestire anche l'indotto di questa clinica e trasferire questa mission non è sicuramente semplice. Da dove prende questa forza e questa volontà di farlo? Ma oggi dalla fondazione del nostro ospedale sono passati 63 anni. Tutta la gente che lavorava all'inizio di questa nuova avventura ormai non c'è più, però il nostro compito è quello di trasmettere alle future generazioni ciò che abbiamo ricevuto noi dai testimoni diretti dell'epoca, perché soltanto questo è lo strumento vero per tener viva l'opera, altrimenti diventeremo un qualsiasi ospedale anche di livello importante, ma non saremo più l'opera di San Pio. Quindi dobbiamo trasmettere, così come l'abbiamo ricevuto, l'insegnamento che sta alla base di questo ospedale. La mattina quando entro in clinica, da sempre, ho sempre avuto la sensazione di entrare un po' in casa mia, di sentirmi veramente in un ambiente nel quale posso esprimere i miei stati d'animo, posso essere vicina a tante persone. La radiologia poi è un porto di mare, nel senso che sono tantissime le persone che ogni giorno arrivano in radiologia ed è sempre emozionante arrivare qui e poter avere a che fare con persone con tanti problemi diversi, con tante situazioni diverse e sapere di avere un ruolo nella storia di questi pazienti. Questo è un istituto che sta andando avanti facendo dei passi da gigante e in tutti i campi, nel campo della ricerca, nel campo dell'assistenza, ed è riconosciuta come una clinica di altissimo livello, quindi nonostante sia al sud, nonostante sia sulla cima di una montagna, ci sarà qualcosa di miracoloso, non lo so, però è veramente una clinica che penso che, non so se esistano al mondo altri esempi simili. Nella cucina di Casa Sollievo della Sofferenza si producono circa 2000 pasti al giorno. La filosofia che ci guida nella gestione di questo servizio è quella che sicuramente ci è stata suggerita e dettata dal nostro santo fondatore. Padre Pio volle, sin dagli inizi di questa realtà ospedaliera, che i suoi pazienti, i suoi ospiti, perché appunto lui l'ha vista come una casa, questa, e continua ad essere una casa, potessero usufruire di prodotti il più genuino possibile. E noi abbiamo voluto mantenere questa volontà del santo fondatore, che poi si è rivelata un qualcosa di voluto anche dalla scienza. Oggi parliamo della filiera corta, quindi della rintracciabilità di tutta la filiera, e altro non è che mantenere quello che Padre Pio ci ha chiesto, vale a dire avere la sicurezza del prodotto, che sia gestito da noi, che sia il più vicino possibile, che sia il più sicuro possibile. Quindi le nostre fattorie ci forniscono la maggior parte dei prodotti che poi noi andiamo a usare, a lavorare in cucina, vale a dire latte, derivati freschi del latte, carne e olio. I nostri pazienti all'ingresso in ospedale vengono quasi tutti sottoposti a piani di nutrizione clinica, vale a dire tutti i pazienti che hanno necessità di un trattamento nutrizionale vengono inquadrati e per loro c'è una preparazione ad hoc della dieta che seguiranno durante il ricovero. Se questo paziente poi avrà necessità di continuare a seguire questo trattamento dietetico o nutrizionale, abbiamo poi la possibilità di continuare a seguirlo in regime ambulatoriale. E cosa che mi piace dire, che spesso succede, è che il paziente che durante
il ricovero, quindi nel regime di ospedalizzazione, segue oltre che la nostra dieta, ma utilizza i nostri prodotti, spesso alla dimissione chiede di essere ancora seguito da noi, però di poter continuare ad utilizzare i prodotti che ha consumato in ospedale. Ma io credo che in questo ospedale, chi sceglie questo ospedale possa trovare soluzione ai propri problemi, dove le soluzioni terrene sono possibili, questo ospedale può fare questo lavoro.